E se esistesse soltanto ciò che è, quindi se si abolisse ogni mente, il ciò che è sarebbe tutto quanto ciò che esiste, e ciò che esiste sarebbe l'essere che non porta nome e neanche distinzioni, e quindi è ciò che è, soltanto essere. Quando voi affermate se muore l'io, muore la mente, dite una parziale verità, perché la vostra mente sta al di là dell'io, sta oltre l'io, sta cioè nell'essenza stessa con cui voi definite il relativo. Se voi togliete la vostra mente, ma c'è comunque un'altra mente che osserva, che classifica e che divide, il relativo esiste e quindi per far scomparire il relativo bisogna che scompaia ogni mente. Se però scompare ogni mente, non c'è nulla di cui parlare. E se scompare ogni mente, anche la mente che definisce ciò che è mente e ciò che non è mente scompare. Ed allora a cosa serve tutto questo discorso che noi facciamo? Cioè, a cosa serve la distinzione tra essere e divenire o tra l'assoluto e il relativo se basta togliere tutte le menti per definire che non c'è nulla da definire e che tutto è? Badate bene, ho detto che tutto è, però il tutto è non è quello che voi definite con la vostra mente, ma è ciò che sta al di là di ogni definizione, di ogni articolazione, di ogni divisione, di ogni opposizione e di ogni specificazione. Il tutto è non si potrebbe neppure pronunciare. Nel momento in cui lo pronunciate è già un qualcosa, purtuttavia noi dobbiamo pronunciare tutto è, altrimenti non potremmo parlare a voi. Però in questo pronunciare c'è già la radice della mente e tutto ciò che vi si dice porta questa radice, perché l'essere non mente è soltanto tacere. Ma qui con voi c'è bisogno di parlare, c'è bisogno di esprimere, c'è bisogno di dire, c'è bisogno di suggerire, e questa è la condanna di chi vuole trasformare l'essere in parole e quindi ridurlo al relativo.